È una rassegna d'arte contemporanea diffusa in cui le opere artistiche diventano strumento per scoprire il territorio, un percorso artistico che partendo dalla stazione centrale porterà a scoprire i luoghi di una Milano inedita, a visitare spazi normalmente non accessibili o non conosciuti partendo da punti di vista insoliti. Torna dal 4 al 6 ottobre Milano Centrale Festival, un progetto di Chip and Dale Studio con la direzione artistica del critico d'arte Luca Panaro e in collaborazione con l'Associazione Centrale Fotografia di Fano. Saranno 16 gli spazi coinvolti nella rassegna che ospiteranno mostre personali, installazioni, progetti espositivi di fotografia, cinema e videoarte, proiezioni notturne, convegni e visite guidate alla scoperta dei quartieri. Un'attenzione particolare sarà riservata all'editoria, il libro fotografico e le pubblicazioni d'arte saranno infatti oggetto di esposizioni e riflessioni da parte degli addetti ai lavori. Centrale Festival sbarca a Milano per il secondo anno consecutivo. Presidente, in che cosa si differenzia rispetto alla versione fanese? Ma diciamo il luogo, nel senso che a Fano abbiamo questa fortuna di avere il magnifico contenitore della Rocca Malatestiana, che ci dà la possibilità di ospitare tutti questi artisti giovani da tutto il mondo in un unico spazio. Mentre invece a Milano c'è questa caratteristica che cerchiamo di vivere dei luoghi, dei quartieri. Quindi ecco, chi viene a Milano Centrale Festival ha la possibilità anche di conoscere quei quartieri di Milano che sono meno noti, come il Naviglio della Martesana e altri spazi che praticamente non sono nella cronaca della città, ma che vivono le tendenze di, insomma, di una situazione di una città metropolitana. Quindi un percorso creato ad hoc anche per gli amanti della bicicletta? Esatto, perché è tutto ciclabile e quindi sono luoghi collegati attraverso le piste ciclabili. Adesso non la voglio dire grossa, ma essere al Naviglio della Martesana ricorda un po' come essere ai passeggi di Fano. E chi saranno gli artisti presenti? Allora, sono molti gli artisti presenti, però voglio citare alcuni che abbiamo avuto anche a Fano, come per esempio Paolo Ventura, che farà un evento espositivo molto importante e che ha appunto dedicato la sua autorialità alla città di Milano. E poi dopo ci sono altri artisti come Barbetta, che abbiamo avuto insomma ospiti qui nel nostro Festival di Fano. Come associazione culturale di Fano siamo davvero contenti che il Municipio 2 di Milano abbia in qualche modo fatto suo questa filosofia del Festival di Fano e quindi abbiamo questo duplicato lombardo. Partecipiamo all'installazione di tutte le mostre e quindi anche da parte nostra è una grande esperienza quella di in qualche modo di essere protagonisti al di fuori della nostra città. Quindi vi aspettiamo davvero a Milano dal 4 al 6 ottobre. Gli eventi sono tutti gratuiti e i luoghi sono molto vicini alla stazione centrale. Tra l'altro anche uno degli eventi, una proiezione di un film molto importante che è Oggetti smarriti di Bernardo Bertolucci, si svolgerà proprio alla stazione.